discorso ben fatto doveva docere, vale a dire informare su ciò di cui si sta parlando, sulla causa, nel caso fosse stata una causa giudiziale, oppure nel caso di una delibera del Senato, informare sui fatti, sui pro e sui contro di una determinata decisione. Docere quindi voleva dire appellarsi alla parte razionale dell'uditorio, convincere intellettualmente chi avevi davanti. C'era poi la seconda funzione, che era quella di delectare. Delectare vuol dire propriamente divertire. Può sembrare strano che un'orazione venga pronunciata per divertire l'uditorio, ma nell'antichità era molto chiaro la necessità del coinvolgimento degli spettatori e la necessità di non tediare, di non annoiare l'uditorio, e per far questo si faceva ricorso a battute, all'inserimento di aneddoti, a giochi di parole, a tutto ciò, insomma, che poteva mantenere viva e desta l'attenzione di chi ascoltava. Infine c'era la parte importantissima del movere. Movere o flectere significava invece fare appello all'aspetto emotivo del pubblico, quindi essere in grado di coinvolgere emotivamente l'uditorio in modo da portarlo a provare ira, sdegno, commozione. Tutti e tre questi aspetti erano fondamentali perché l'orazione potesse dirsi veramente riuscita.